parte un momento un po' romantico, che è un po' che io e Sofia non abbiamo. Vi devo dire una cosa. Thank you. Oh my God. Buongiorno Sofia Land, benvenuti a un nuovissimo super video. Io sono nel buio perché sono le 8:30 di sera e stasera abbiamo fatto una decisione un po' di pazzia, perché sai, siamo in America e queste cose succedono qua. Andiamo a mangiare cena e la cosa più buona che ci è venuta in mente, sono qui con Christian che sta guidando il super truck, so che non lo vedete, mi dispiace, so che è buio, tra poco arriviamo nella luce, e dietro di me c'è Dante, mio fratellino, sicuro lo riconoscete. Say hi Dante, ciao. Ciao. Sicuramente lo riconoscete da quando li sfidate in palestra. E vediamo se posso mettermi un po' sulla luce qui. La cosa più buona che ci è venuta in mente, dicevo, per cena stasera sono i buonissimi pancake. E quindi andiamo al posto, uno dei posti più conosciuti negli Stati Uniti, si chiama IHOP. Come si dice, tipo le lettere significano? Stands for, come si dice? Le parole. No, non le parole, vabbè. IHOP perché International House of Pancakes, but bam. E sì, hanno un sacco di gusti diversi e andremo lì a fare un po' di colazione per cena, perché no, siamo in America. Ok, siamo arrivati, International House of Pancakes, come vi stavo dicendo. Sembra buio dentro, ma c'è il coso con scritto open, quindi speriamo che sia aperto, perché vogliamo dei pancake enormi stasera. Yeah, it's open. It's up to you. Oh, it's closed. Tutti questi adesivi sono le persone che hanno donato all'ospedale per i bambini. Oh my god, look at this. That is huge. Non penso di poter mangiare così tanti pancake. All you can eat pancake. Yeah, guardate quanti diversi gusti ci sono. Allora, adesso ve le dico. Parte le uova. Ok. C'è Mexican churro, tipo messicano, ok, con cannella. E poi c'è Italian cannoli, guarda questo. Faremo pancakes con ricotta dentro, che bello. Messicano, green and nut, non lo so. Cupcake pancakes, buonissimo. New York cheesecake, super buono anche questo. Cioccolato. Poi c'è senza glutine. Fresh and fruity, vuoi un po' di frutta sopra le pancake? Fragola e banana, double blueberry, questo è, sono i mirtilli, questa è la mia cioccolata calda, si chiama così, vero? Cioccolata calda, buonissima per cena. Non dire niente ai vostri genitori perché sarò in guai, sarà Sofia Land in guai se dite che volete la cioccolata per cena. Guys, sono troppo felice. Facciamo un video. Guys, commentate sotto se avete mai mangiato un pancake e se avete la possibilità di mangiare i pancake a cena, lo fareste? Commentate sotto. E poi, sai, iscrivetevi a Sofia Land perché mangiamo solo cose belle qua. Christian, what are you getting? I'm gonna get a strawberry banana French toast. Ooh. Banana e fragole French toast, guys. So good. Si, non ero innamorato di French toast. With a Belgian waffle. Oh, kill them. This one with strawberry and bananas. Ooh, kill them. So much French better. Toast. Dante knows Belgian the way. Waffle. Dante tipo ha sempre fame, right? Dante is always hungry. Always hungry. Tipo un'ora fa ha mangiato un burrito enorme e già mangia la colazione. Oh French yeah. French toast, strawberry banana? Yeah. Is there any way I could do the 2x2x2 but with French toast instead? Yeah. But and can I add strawberries and bananas? But can I do like fresh strawberries? Ok, allora adesso mi piace il mio cappellino del Colorado. Parte un momento un po' romantico, che è un po' che io e Sofia non abbiamo. Vi devo dire una cosa.
Io e Sofia, come qualcuno di voi sa, avrà visto in uno dei primi video che abbiamo fatto insieme, abbiamo mangiato i pancake per cena al nostro primo appuntamento, ok? È un po' romantico, qua ci vorrebbe la canzoncina tan 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 tan. Vabbè, oggi, dopo molti molti appuntamenti, molte cose fatte, mangiamo di nuovo i pancake a cena, con la differenza che abbiamo appena comprato il nostro primo divano per la nostra casa. E quindi sono molto contento. Ma perché sei così cute? Ma non avevo neanche pensato io. Io sì, perché io sono cute e romantico e Sofia no. È vero, lui è quello romantico della relazione. 3 anni fa eravamo seduti a scrivere su dei post-it mentre mangiavamo dei pancake. Per cena? Per cena, infatti, per cena. Dove avremmo voluto andare? Ora siamo in America a mangiare i pancake dopo aver comprato il nostro primo divano per la nostra prima casa insieme. A 98 voli. E insieme. Abbiamo preso 98 voli solo insieme, più gli altri. Questi probabilmente saranno più buoni che quelli che ho fatto io alla casetta lì a Milano. No, erano buoni, baby. C'erano tanto amore in quelli perché tu volevi corteggiarmi, quindi li hai cucinati con il cuore. Con tanto amore. Yeah, io avevo già cenato perché non pensavo li facessi veramente, ma questi sono altri discorsi, rimaniamo romantici stasera. Intanto c'è qui il poveretto Dante che deve... Il terzo incomodo, che deve... Sì, sei il terzo incomodo, you're the third wheel tonight. Ah, e non capisco... No. Italiano. Dante, say something that you know in Italian. I don't know how to say anything in Italian. You know how to say... Andiamo a mangiare. Andiamo a mangiare. Ok, sto togliendo la giacca perché... Cioè, siamo dentro qua, è l'inverno, sì, ma... Sto bevendo la cioccolata calda e tipo ho 80.000 gradi e sto morendo di caldo. Vi piace questa nuova maglietta? Vabbè. Thank you. Oh my... Thanks. Quanti? No, 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 aspettate. Aspettate. Dante 2 ore fa ha mangiato un burrito grosso così. Gliel'ho detto. Oh my god. Oh. Ma che buoni questi alla cannella. Io ho preso le uova strapicciati, giusto? Sì. È giusto? Le uova strapicciati. Uova strapacciati, quasi strappazzati. Strapazzati. Le uova strapazzate e un pancake alla cannella buonissimo, guardate guys, c'è un po' di panna sopra che è strabuona e niente, con la cioccolata, un po' di ketchup, no scherzo, io non mangio di ketchup sulle cose. Christian, facci vedere com'è. Allora raga, French toast, una manata con le banane e le fragole. Spiegaci un po' cos'è French toast. È tipo un toast immerso nella... so cucinarlo, nell'uovo, poi la metti in padella, lo fai cuocere un pochettino e tipo l'uovo diventa una frittata. Però intorno al pane. Tipo. Intorno al pane, però è dolce. Ah, e manca una cosa, guys. Il sciroppo. Dov'è? Ah, sai, già, sono tutti qua, è vero. No, lui... C'è... Questo sciroppo normale, al mirtillo, sciroppo al burro di arachidi e sciroppo alla fragola. Oh yeah. Eccolo. Oh yeah, now we are talking. Ok, niente, ho appena provato di fare la foto che avrete visto prima di cliccare su questo video e si è scivolato tutta la panna. Che campanata che ho fatto, guys, che campanata. Primo morso e devo dire che mi è mancato proprio tanto l'America. Amo casa. Don, I actually do not know how you've already eaten all of that. Cioè, noi, io ho appena iniziato, anche Christian. Dante qua è finito. Ci arrendiamo. Sì, Dante ha mangiato tutto. Dante ha mangiato tutto. Are you full? No. What? Ma come? Io ho mangiato le uova e bacon, ma i pancake non ce la faccio a finirli. Ah raga, vi do un consiglio, non prendete mai il tè in America, perché è il tè caldo che facciamo noi a casa, però freddo. Non è vero, lui pensa di capire le cose appena arrivato e sapere tutto il mondo del coso dell'America e parla. Va bene ragazzi, quando in America... Baby, hai appena comprato 3 scatole piene di tè freddo in casa.
quello è l'Arnold Palmer, raga. L'Arnold Palmer è tè freddo. L'Arnold Palmer è metà limonata e metà iced tea ed è la cosa più buona del mondo. Avete capito? Oh my god. Raga, parlo con la bocca piena, scusate, ma in Italia noi non usiamo la cannella. Mai. È buonissima. Non so cosa altro dirvi. Sono le migliori cose strane da mangiare. Alright, lasciate un super like su questo video se avete piaciuto avere i nostri pancake buonissimi per cena. E non dimenticatevi mai di iscrivervi a questo canale e di lasciare un commento il vostro pancake preferito. Se avete la chance di mangiare i pancake a cena, lo fareste? Sì, lo fareste. Un bacione, I love you guys so much, XOXO. Ci vediamo al prossimo vlog. Commentate sotto se volete un vlog in specifico qui in America. Ciao!